Ben ritrovati a tutti, se siete già passati sul canale, e benvenuti a coloro i quali si approcciano per la prima volta. Sta andando tutto manga. Oggi finalmente ci rivediamo per un grandioso video acquisti, perché qui abbiamo il pacchettone da andarci a guardare insieme. Sono gli acquisti del mese di marzo, ovvio. E per questo pacchettone devo straringraziare le ragazze di Mondi Paralleli di Arconate Fumetteria, che mi ha inviato questi titoli prima che subito, praticamente. Uscite le novità della settimana, ho detto vai, svuoto la casella di tutto il mese, papà, un pacchetto, arrivato, già qua. Quindi, taglia carte, ci andiamo a guardare insieme che cosa ho comprato, visto che molti titoli saranno una sorpresa anche per me. Sì, perché sono un po' distratto, questo è un periodo caotico. E vabbè. Ballo sempre top e volumi ben al sicuro. E come al solito, sempre qualche piccolissimo homage. Qui abbiamo segnalibro comodo. Ne ho una marea sparsi per casa, ma non sono mai abbastanza. Adesivino, questo farà sussultare qualcuno di voi, già lo so. Posterone di The Boxer. Carini, che tra l'altro poi comincia ad averne parecchi di poster, eh? Interessante, piccola collezione. Iniziamo con questo. Anzi no, apro anche questo così poi facciamo tutta una scarrellata. Ale, quanta robetta. E ce li andiamo a guardare uno per uno, facciamo qualche piccolo commentino laddove possibile su quello che ci siamo portati a casa. Ovviamente vi do anche le impressioni se sono in pari con la lettura. Ma prima di iniziare vi ricordo che presso Mondi Paralleli Arconate attivo anche il mio codice sconto, che vi dà diritto al 5% sull'intero catalogo online. E ovviamente, oltre ad avere il miglior servizio di sempre, perché le ragazze sono strepitose, aiutate anche me, date un piccolo contributo a questo canale. Ma adesso è il momento di iniziare. Sigla. Procediamo nella maniera più ordinata possibile, ovvero a casaccio. Come sono arrivati? Iniziamo con Dr. Stone. Dr. Stone, manga disegnato dal famigeratissimo Boichi. Questa è la nota principale, quindi qui in questo titolo, che sta arrivando alla conclusione, perché qui abbiamo il 23, ma dovrebbero essere 26 in totale, se non ricordo male. E ovviamente, come sapete, nota dolente, Star Comics ha alzato i prezzi, quindi anche questi, che erano dei volumi che venivano chiamati da edicola, sono arrivati al prezzo base di 5,20. Ma questo è successo già da qualche giorno, da qualche settimana, quindi lo saprete già, vi sarete già abituati. Copertina mi piace, bello. Le tavole dentro non ve le faccio vedere perché potrebbero essere molto spoiler, visto che ci stiamo avvicinando proprio al gran finale. E visto che ci stiamo avvicinando a questo gran finale, io direi di stoppare la lettura. Sono in pari, ma adesso preferirei raccogliere questi ultimi volumi che mancano per poterli poi leggere tutti di un fiato e capire per bene che cosa accade nel finale. Perché leggere tante cose diverse in simultanea e con qualche uscita che qualche volta tarda, non è proprio puntuale, eccetera eccetera, diventa difficile. Diventa difficile poi avere in mente tutte le situazioni, tutti i protagonisti. Quindi siamo arrivati al finale, mancano pochi volumi, li raccolgo e poi... Altro titolo che in un certo senso sta arrivando al finale. Eyeshield 21. Questa è la 3 in 1, quindi ogni volumetto raccoglie ben 3 tankobon della precedente edizione.
Qui abbiamo un altro mangaka eccezionale alle matite, ovvero Yusuke Murata, che è uno dei miei disegnatori preferiti in assoluto, proprio per quello che riesce a fare nella rappresentazione di scene dinamiche, che siano esse sportive o di combattimento. One Punch Man vi dice qualcosa? Qui non si fanno enormi spoiler, quindi vi faccio vedere qualche illustrazione per farvi rendere meglio conto di quello che dicevo. Livello alto. Livello alto, c'è tantissima azione, poche chiacchiere, quindi è un manga che ti tiene abbastanza su con l'adrenalina. L'unica pecca che ci diciamo ogni volta, queste 3 in 1 sono scomodissime. Scomodissime, non si aprono, sono scomodi, sono pesanti. Io leggo prevalentemente a letto la sera, quindi... Però dobbiamo farci il callo, 14,90. Qui siamo all'11 di 13 volumi, anche qui diremmo che siamo arrivati alla conclusione, ma non ci sono grossi elementi di fondo che poi si vanno a perdere, non si rischia di dimenticare qualcosa di essenziale, quindi questo è uno di quei tipici manga che si può prendere, lasciare, prendere, lasciare, prendere, lasciare, senza avere grossi sconquassi, non si va a perdere granché, quindi... Anche sin qui io l'ho approcciato leggendolo non tutto di fila come sono solito fare, ma un po' spizzichi e bocconi, come si dice. Altro titolo Star Comics, qui titolo del momento, Kaiju Number 8. Beh, diciamo sicuramente titolo chiacchierato, titolo che sta avendo un riscontro, ma questo riscontro è meritato o è figlio delle mode? Ma difficile dirlo. Difficile dirlo perché si legge, è scorrevole, ma non è né fresco a mio avviso né originale soprattutto, quindi non lo so. All'inizio l'avevo giudicato molto male, poi mi sono ravveduto perché i primi 2 volumi li ho divorati, quindi ok, ho detto sì a quel battle che ogni tanto ci sta bene, e non lo so. Poi mi sembra che ci siano un po' troppe occasioni perse, ad esempio la carta del personaggio che invece di essere un liceale ha oltre 30 anni ma che si comporta come un ragazzino, quindi non apporta chissà quale novità, non lo so. Qui siamo arrivati al 7, anche qui sono in pari con la lettura, non che ricordi tantissimo, ma non che ci fosse troppo da ricordare, quindi anche questo lo porto avanti. Poi ovviamente, come faccio ogni fine settimana, vi mostro uno shorts con le letture della settimana, do qualche commentino, qualche parere lampo, quindi seguite anche quelli, mi raccomando. Una Valiant, uscita già da qualche giorno, ce l'avrete già tutti a casa, ne sono sicuro, io la recupero solo oggi. Blue Lock, guardate che effetto, guardate che effetto, ma poi che scelta grafica, l'iconica immagine di Panini qui riproposta col protagonista di Blue Lock, idea geniale, appena ho visto ho detto bravissimi, bravo l'ideatore, veramente bella, la faccio rivedere, anzi mi piace talmente tanto, vi mostro l'intera sovraccoperta aperta con questo effetto metallico bellissimo e l'immagine della Valiant riproposta anche al di sotto sulla cover vera e propria, bellissimo. Blue Lock è una di quelle serie che seguo senza pentimenti, sì, costosetta, sta andando per le lunghe, a me non piace il calcio, eppure avendo inserito questa componente survival game ci hanno azzeccato. E poi i disegni, vi faccio vedere qualcosa. Ottima anche qui la rappresentazione del dinamismo, personaggi che sembrano un po' delle rane, non lo so, mi ha fatto da subito questo effetto, però ci sta, bello, bello. Una chicchetta per gli amanti di One Piece, il Quizbook volume 3. Che cos'è il Quizbook? È un volumetto che contiene tutta una serie di domande sul mondo One Piece, e quindi si può giocare con gli altri appassionati, e qui c'è il volume 3, ma io ho anche gli altri, ve li voglio mostrare. Eccolo qua, volume 1, col poster, il 2, anche questo,
con il poster. Anche il 3, eh? Anche il 3. Bello, adesso, visto che ci sono molti ragazzi in zona che leggono One Piece, magari organizzo una seratina, vedo un attimo come va, peschiamo un po' di domande a destra e a sinistra, ci facciamo una birra, due risate, vediamo un attimo. Bello. Proseguiamo con le letture, abbiamo I Am a Hero, arrivato addirittura al volume 12, questo sta andando bello, regolare, spedito, come piace a me, lo sto leggendo, sto in pari, mi piace. Caratterizzazione dei personaggi assurda, approfondimenti psicologici, il protagonista fuori di testa e molti colpi di scena. Tra l'altro questa nuova edizione di questa serie, chiamiamola culto, molto bella, graficamente lavoro ineccepibile, eh? Mi piace tantissimo con il richiamo cromatico che cambia da volume a volume, che viene fatto su questi caratteri che sono, vedete, di colore amaranto, là e là, come il retro. In altri volumi c'è lo stesso gioco, poi c'è la trama del protagonista, è lo stesso colore, ma poi il fatto di aver pensato di togliere, di ripulire, di rendere il tutto più efficace, bellissimo, uno dei lavori grafici migliori a mio avviso. E mi ripeto, ma soprattutto apprezzo la regolarità, questo 6,90, ma la cadenza non sgarra, io lo leggo mese per mese, sono in pari, sono felice, mi ricordo tutto, bello. Qui andiamo a uno dei miei autori preferiti, non è un mistero, lo sapete che ne parlo stra bene ogni volta, abbiamo Bentornato Alice, che arriva al volume 2, letto l'1, solito amore, chiamiamolo così, per questo autore che tocca queste dinamiche, questi giochi mentali in una maniera unica, e la sua capacità di rappresentare l'emozione attraverso le espressioni facciali è davvero rara. Non è un drago nel disegno, ma nell'espressività è uno dei più grandi. Dicevo due volumi perché c'è, sì, Bentornato Alice, ma soprattutto Tracce di Sangue, che arriva al 13. Tracce di Sangue. Ah, Tracce di Sangue, ogni volta ve lo consiglio, ma so che devo smetterla perché a quanto pare Panini non lo ristampa. I primi volumi sono introvabili, ogni volta vi dico, ragazzi, questa è un'opera eccezionale da avere, ma chi se l'è perso all'uscita non ce l'ha. Io fortunatamente compro quasi tutto a scatola chiusa di Oshimi e quindi me lo sono ritrovato in casa, per fortuna. Questo è uno dei migliori manga per me. Ho detto una cosa forte, eh? Se invece vi interessa un approfondimento su Bentornato Alice, c'è il video Prime Impressioni, lo trovate sul canale, lì trovate tutti i dettagli dell'opera. Con le ristampe io chiudo un'altra serie, eh? E con questo ho tutto quello che è uscito in Italia di Yamamoto. Ichi the Killer, 9 e 10. Non blisterati, non so perché, rimangono fumetti per adulti, non blisterati. Violentissimo, splatter, anche qui ho fatto un video per impressioni. Se vi piace Tarantino, questo lo amerete, perché c'è sia la follia, sia la crudeltà, l'amore malato. Ci sono una serie di violenze inenarrabili, tutti elementi che rendono Ichi the Killer forse la migliore opera di Yamamoto, A me, per quello che ho letto i primi 5 e mi aveva preso più di Homunculus, per dirvi, è un pensiero un po' in controtendenza, ma tant'è. Quindi non lo so, mi organizzo, magari questo lo rileggo tutto perché mi piaceva tantissimo, non mi pesa assolutamente rileggere i primi 5 volumi e ne parliamo con un video recensioni. Adesso invece un titolo un po' così, Die Dark, di cui è uscita, che è la stessa autrice di Dorodoro. Io Dorodoro lo amo, Dorodoro mi ha preso tantissimo, l'ho divorato, è uno dei miei manga preferiti e forse questo ha creato delle alte aspettative su Die Dark, aspettative che in parte sono state un po' tradite. Mi è sembrato in alcuni tratti di leggere Dorodoro nello spazio,
Poi il tema spaziale è l'unica cosa che mancava a Dore d'Oro, visto che è il più grande minestrone della storia. Qui siamo a 7,50 euro. Non poco. E se non ho capito male, in Giappone questo volume esce con una cover in PVC, quindi trasparente con alcuni elementi stampati, e si crea un gioco quindi di sovrapposizione tra la cover e gli elementi. Immagino che per questo numero ci sia stata questa sagoma, togliendola ci sia stata un'altra figura, la scritta Die Dark al di sotto, un gioco di questo tipo, eh? Non ne sono certo al 100%, ma credo proprio che fosse così. Eh sì, perché... sì, guardate. Capito? E mi spiace che Panini non abbia percorso questa strada, cioè non abbia riprodotto fedelmente il volume, visto che il prezzo è... inizia a essere importante quello di 7,50 euro per un volumetto di questo tipo. Poi viene definito un horror, dark humor, tema spaziale. Qualche accorgimento di quel tipo sarebbe stato assolutamente in linea. Non lo so, questo è il quinto volume e non so nemmeno come siamo messi in Giappone, quindi io lo sto raccogliendo, lo sto mettendo da parte perché ho paura che poi possa non trovarsi con facilità, diciamo così, possa non essere ristampato se le vendite saranno basse, e quindi lo voglio avere, comunque lo voglio avere perché d'oro è d'oro. Per me è importante e ero curioso di avere anche un'altra opera della stessa autrice. Tutto qua. Passiamo a J-Pop 6,50€, altro titolo del momento, diciamo così, Dan da Dan. Una copertina spaziale, ma sono tutte belle, ultra colorate. Guardate, hanno il segnalibro a tema. A tema? Sì, a tema, sono tutti diversi segnalibro. L'aspetto grafico c'è, questi colori sgargianti e questo font un po' anni 70 alla Scooby-Doo. Il tema è anche un po' quello, siamo nel paranormale, ci sono elementi estremamente contemporanei, tratto ultra fresco, ma qualche situazione un po' noiosetta. È uno dei rari casi in cui mi piacciono di più le situazioni slice of life, le ambientazioni scolastiche, che non l'azione, la battaglia, il mistero, eccetera, eccetera. Quelli li ho trovati un po' banali, scontati, e invece, come dicevo, quelle situazioni di vita reale le ho trovate un po' più genuine e ben realizzate. È strano, ma è così. Ogni volta lo compro e decido se prendere quello dopo. Ogni volta c'è qualche parte che mi frega e me lo sta facendo acquistare tutto. Anche qui ho realizzato un video, prime impressioni, andatelo a cercare se volete capire di che cosa parla. Ma non credo che ci sono così tanti lettori lì fuori che non hanno approcciato Dan da Dan, visto che è stato pompato a bestia e pubblicizzato in una maniera rara. Ultimo titolo e chiudiamo. Stavo in fondo perché era quello più grosso, ho ragionato un po' per geometrie. 20th Century Boys, l'11. Sì, volume 11, ecco qua. L'ho recuperato, eh. Se avete visto gli shorts mi sono messo sotto, ho letto fino al 10, adesso è uscito l'11. Sarebbe l'ultimo, ma non è l'ultimo, perché c'è 21st Century Boys, che invece è il vero finale dell'opera. Quindi mi metto in pari, appena esce, anche lì chiudo questo cerchio meraviglioso. Qui... davvero, Urasawa ha fatto un lavoro eccezionale di scrittura, una timeline complicatissima, una caratterizzazione dei personaggi ripresi in varie fasi della loro vita, con un aspetto sempre peculiare, sempre riconoscibili. Questo è da avere. È da avere anche perché questa Ultimate Deluxe Edition rende assolutamente giustizia a questo capolavoro. Siamo arrivati alla conclusione
I più certosini tra voi avranno notato che ho pochissima voce, sono un pochettino raffreddato, questi maledetti cambi di stagione lo fanno. Vi lascio pertanto le solite raccomandazioni, che sono quelle di lasciarmi un bel likeino, di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, di attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti e di non accettare mai video acquisti dagli sconosciuti, perché gli sconosciuti possono prendere manga brutti, cosa che qui non accade, perché qui, come avete visto, abbiamo solo manga bellissimi. Ci siamo detti tutto, arrivederci presto con un nuovo video. Ciao 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 ciao.